Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Leonardo, tanti auguri a te. Oh cazzo, ho chiuso fuori il gatto. Oh, amore mio, si è chiuso fuori, scusami, vieni. Era andato a fare la cacchina perché anche lui non dorme, perché Leo l'ho svegliato per girare il video. Se vi state chiedendo il perché io parli a bassa voce, è mezzanotte 10 del 2 novembre, venerdì! È mio compleanno. 28 anni di pura sensualità. Ebbene sì, 28 anni, ragazzi. A parte qualche capelletto bianco, sembro sempre il solito bimbo minchia di merda. Ci avete mai fatto caso che nessuno sa cantare la canzone del buon compleanno? Perché la gente fa tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. Tutti quanti non arrivano mai a fare la nota che fa tanti auguri a Leonardo. E quindi dovremmo inventarne, secondo me, una nuova. In realtà questo non voleva essere un video scherzoso, voleva essere proprio un confessionale, un video in cui volevo parlarvi di un po' di cose che mi sono accadute in questi anni, perché voi mi fate sempre una domanda alla quale io non so mai rispondere precisamente. Sei felice? Sono felice? Adesso sì, sono felice con i miei alti e bassi, ma perché la vita è fatta così. Però in questo periodo sto molto bene. Sapete, tante volte mi fate anche un'altra domanda, che è una domanda che mi fa sempre tanto pensare. Mi dite: ma tu sei sempre felice? Perché fai sempre le storie dove scherzi, dove giochi? Perché, come dico sempre, su Instagram non voglio mettere le cose tristi, perché io per voi sono un intrattenitore, sono un comico, se possiamo dire una cosa del genere. E quindi penso che voi mi seguiate soprattutto per il fatto perché io vi faccio fare due risate, soprattutto nelle giornate di cacca. E quindi, ma perché se mi passa una cosa brutta io devo andare a mettere ansia pure a voi? Mazza, sono proprio brutto, raga. Insomma, che no, ragazzi, anch'io, come tutti gli esseri umani, purtroppo ho delle giornate no, ho dei periodi no. Insomma, mi capita di essere triste tante volte, e come affronto la mia tristezza? Provo ad affrontarla perché spesso alcune cose sono anche più grandi di noi. Ma sicuramente adesso sto molto bene, perché diciamo che il fondo l'ho toccato qualche anno fa. E quando tocchi il fondo, l'unica cosa che puoi fare è o resti giù e muori o ti dai la spinta per risalire. Io fortunatamente sono riuscito a darmi la spinta. Non è stato facile risalire, ma l'ho fatto. Ho passato un brutto periodo, periodo orribile. Non so se possiamo parlare di depressione. Non ve ne ho mai parlato perché non è una cosa che della quale mi piace parlare. Insomma, non sono uno che mette tutti i suoi cazzi su internet. Lo sapete. Non c'è stata una causa in particolare, sono state tante cose. Magari il fatto di essere andato via da casa, quindi io sentivo un po' la mancanza della mia famiglia, dei miei amici, quelli veri. Il fatto di dover vivere da solo, miliardi di responsabilità che ti piombano addosso quotidianamente, una relazione sbagliata, aver incontrato persone sbagliate, perché voi dovete sapere che questo lavoro, questo mondo, ma in generale proprio tutto il mondo, è fatto di squali e tu devi imparare a combatterli, e spesso vieni morso e ti fanno tanto, 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 tanto male. Sono stato circondato da persone false, da persone alle quali non importava nulla di me. Sono stato circondato da persone che stavano dentro casa mia, con le quali io mi confidavo e che andavano a sputtanare tutte le mie difficoltà, tutte le mie confidenze, tutti i miei problemi, come se fossero dei giochi, degli scherzi. Ho avuto una relazione molto difficile con un'altra ragazza. Ho incontrato persone, appunto, in ambito lavorativo che ci hanno provato a distruggermi, ma non ci sono mai riusciti. Quindi questo è per voi. I viaggi spesso stressano le persone. Il fatto di non dormire a casa, cioè casa è casa, ragazzi. Dormire 20 giorni al mese fuori casa, posso assicurarvi che è molto particolare. Meraviglioso, perché comunque io amo il mio lavoro e spero che diventi sempre più grande, sempre, sempre più tutto quanto. Me lo auguro perché il mio compleanno mi faccio tanti auguri da solo. Però volevo fare questo video appunto per dirvi che tutti quanti passiamo dei periodacci, perché fa parte della nostra vita. Chi più, chi meno, chi più spesso, chi meno spesso. E volevo darvi un consiglio, ragazzi. Io pianto tanto, pianto tantissimo. Ho passato notti insonne, veramente le ho viste di tutti i colori. Ero disperato, ragazzi, ero disperato. Ero entrato in questo tubo negativo, in questo vortice dal quale non riuscivo più a uscire fuori. Non riuscivo più a uscire fuori, ragazzi. E quando entri in un incubo del genere, che è un incubo reale, tutto quanto quello che c'hai ti pesa addosso, è tutto negativo. Qualsiasi cosa ti accada, anche se positiva, per te è negativa. Non hai nulla che ti possa tirar su. Quindi voglio darvi un consiglio, ho già parlato tanto. Leggo spesso i vostri messaggi che ricevo, e in tanti
tanti, in molti ci sono tante parole molto forti. Mi raccontate dei vostri problemi, dei vostri problemi familiari, economici, dei vostri problemi amorosi, dei vostri problemi con lo studio, persone che hanno vissuto delle situazioni che io pensavo esistessero soltanto nei film. Per me è un piacere ascoltarvi, farvi ridere, perché io voglio essere e sono e voglio che mi consideriate un amico. E voglio dirvi una cosa, raga, la vita è difficile. Quotidianamente ci troviamo ad affrontare delle battaglie che poi si trasformano in guerre infinite. Dobbiamo essere forti e decidere soprattutto da chi farci accompagnare in questo cammino. Il segreto per superare i periodi brutti è essere anche un po' egoisti, pensare a voi stessi, pensare: ma io mi merito sta roba, sto vivendo sta situazione che è difficile, però io voglio essere felice, io voglio star bene, cazzo ce la metterò tutto, voglio uscirne fuori perché io voglio la mia felicità, io voglio stare bene, io voglio mandare a fare in culo tutte le persone che mi hanno sempre fatto del male. Quindi se state vivendo un periodo di merda, se pensate di non uscirne fuori, sappiate che sempre si può uscir fuori. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie mille a tutti quanti per gli auguri e sono felice a 28 anni di aver iniziato questo percorso ormai 10 anni fa. Voglio dirvi che vi voglio bene.